Buonasera a tutti, anche questa sera faremo una ricetta leggera, ma non perché è leggera vuol dire che non è gustosa. Faremo un calamaro piastrato su una schiacciata di patate alle agrumi. Allora, iniziamo con le patate che ho già lessato, non vi faccio vedere, basterà semplicemente lessarle in acqua. Dopo andiamo ad aggiungere un po' d'olio extravergine d'oliva, un po' di zest di pompelmo, ma va bene anche l'arancio, insomma, gli agrumi che preferite. Ok, ora aggiungiamo un pizzico di sale e schiacciamo le nostre patate. Ho condito il tutto prima in modo che si mischia per bene. Una volta schiacciate per bene le nostre patate e mischiate, andiamole a mettere dentro una sac à poche con una punta a stella se volete, altrimenti va bene anche senza. La sac à poche è pronta, perfetto, la possiamo mettere da parte e la manteniamo a temperatura ambiente, perché essendo una schiacciata si può servire anche a temperatura ambiente o fredda, come preferite. Assaggiamo, è una cosa pazzesca, veramente fresca. Adesso passiamo al nostro calamaro. Cosa faremo? Andremo a tagliarlo a metà, ok, apritelo. Se non è ben lavato, con la lama del coltello togliete il resto. Una volta pulito, cosa andremo a fare? Andremo ad intaccare il nostro calamaro senza tagliarlo del tutto, ovviamente. Faremo delle incisioni, proprio così. Prima in un lato e poi in un altro. Perfetto, vedete, come dei quadratini. Cosa faremo? In una ciotola andiamo a mettere olio d'oliva, Worcestershire sauce e paprika, senza esagerare. Giriamo, mischiamo per bene e andiamo a mettere il nostro calamaro all'interno in modo che prenda il sapore. Lasciatelo qui con un coperchio per circa un'oretta e mezza. Prima avevo dimenticato la testa del calamaro, anche questa va a marinare insieme. La prima cosa che faremo appunto è andare a mettere in cottura prima la testa del calamaro, essendo molto più dura. Quando andremo a girare la testa del calamaro possiamo andare ad aggiungere anche il resto. Mi raccomando che la piastra sia bollentissima, eh? Ok, vedete? Ora il nostro calamaro si è arricciato. Facciamolo cuocere per bene su tutti i lati. Aggiungete il sughetto. Oh, eccoci, il nostro calamaro è colorato su tutti i lati. Cosa andremo a fare? Intanto mettiamolo sul tagliere. Andrò a tagliare la testa e farò 3 ciuffetti. E il calamaro lo taglierò a 3 cilindri uguali. Il fatto di intaccarlo non è solamente per una questione estetica, ma serve anche per favorire la miglior cottura e quindi rimane anche molto più tenero. Userò un po' di sale affumicato, tagliamolo fuori dal piatto, facciamo 3 bei ciuffetti, guardate che belli, già mi piace questo piatto. Ok, ora andiamo a mettere il nostro calamaro sopra la schiacciata.
posizionatelo come più vi piace. Un po' di menta fresca, visto che è un piatto molto fresco, e anche i nostri ciuffetti per guarnizione. Ok, chiudiamo con un goccetto d'olio extravergine e poi, a vostro piacimento, se volete proprio osare, utilizzate un po' di granella di nocciole tostate o del pistacchio e farete davvero un figurone. Ed ecco a voi il mio calamaro piastrato estivo. Lo chef Davide vi saluta e vi augura buona cena.